più fortunato del pianeta. Ho preso il vino! Batar Montrachet! $60 la bottiglia! Non ti dispiace, vero tesoro? E vuol dire che andremo al lavoro a piedi questa settimana, eh? Sul serio, Felix, sul serio, guarda, hai fatto un lavoro magnifico! E solo se posso permettermi, ho un piccolissimo suggerimento. Qualche luce di meno e un po' più su con una dolce musica d'atmosfera, eh? E ci sta meglio col polpetto nero messicano che Miller o Frank Sinatra? Va bene, Felix. Che c'è? Lo capisco dal tono della tua conversazione, qualcosa che non va. Che cos'hai? Cosa? Comincia a dirmi che ore sono, secondo te. Che ore sono? Non lo so. Le 7:30? Le 7:30. Diciamo le 8. Va bene, diciamo le 8. E allora? Allora avevi detto che eri a casa per le 7. Avevo detto così? Già. Sarò a casa alle 7. Così avevi detto. Vabbè, avevo detto sarò a casa alle 7, invece sono a casa alle 8. Qual è il problema? Se sapevi che facevi tardi, perché non hai telefonato? Non ho potuto. Avevo da fare. Troppo da fare anche per una telefonata? E dov'eri? In ufficio, a lavorare. A lavorare? A lavorare, a lavorare. Ho chiamato alle 7 in ufficio e te ne eri già andato. Ci ho messo un'ora a venire a casa, non trovavo un taxi. E da quando in qua hanno i taxi all'Anin Bar? No, aspetta un attimo, aspetta. Questa me la segno perché sennò non ci crede nessuno. Vuol dire che se torno tardi a casa per cena ti devo chiamare? Non per tutte le cene, solo per cene come questa. È dalle 2 che sto lavorando come uno schiavo per farti risparmiare i soldi per gli alimenti a tua moglie. Felix, questo non è esattamente il momento per una vita familiare. Ci sono due ragazze che arrivano da un momento all'altro. Non gli avrei detto di essere qui alle 8, spero. Senti, io quello che ho detto non me lo ricordo. Alle 7:30, alle 8, che differenza fa? Te la dico io che differenza fa. Avevi detto che eri a casa alle 7. Alle 7:30 serviamo gli antipasti e aperitivi. Alle 8 cena. Adesso sono le 8. Il polpettone di manzana messicana è pronto. Ora se non lo mangiamo subito saremo in due a seccarci. Dio, aiutami. A te dovrebbe aiutare di aiutare il manzo. Perché di là ne abbiamo $10 che mi mummificano. Vabbè, non puoi tenerla al caldo. Al caldo, in caldo! Cosa vuoi, che lo covi? Vabbè, aiutalo con un po' di sugo. Dove l'aveva da prendere il sugo alle 8 di sera? Non hai più sugo? Io credevo che venisse quando si cuoce la carne. Quando si cuoce la carne? Non hai la minima idea di quello di cui sta parlando. Il sugo non viene, devi farlo! Vabbè, mi avevi chiesto un consiglio, provate a dartelo. Ma un consiglio? Ma se neanche sapevi dove era la cucina finché sono arrivata io te l'ho fatta vedere! Se vuoi parlare con me, giù il mestolo. Mestolo! Sei signorante, è un ramaiolo! Non sa neanche la differenza tra un maestro e un ramaiolo! Ditemi bene! Io che sto discutendo di sughi! Ecco, sono loro! Prendo una sega elettrica e affetto la carne! Resta dove sei! Io non rispondo più di questa cena! Ma figurati, a chi vuoi che importi della cena? Importa a me! Io ho l'orgoglio di quello che faccio! E adesso tu a queste qui racconti esattamente quello che è successo! Bene, potevi pensarci prima e farmi una polaroid mentre entravo in casa alle 8! Levati questo grembiule, su ora, perché apro la porta! Senti, io voglio solo che sia ben chiara una cosa, che questa è l'ultima volta che cucino per te. Perché quelli come te non sanno apprezzare un pasto decente! Tant'è che cenano davanti al televisore! Mestolo! È finito? Ho finito! Bene, allora sorridi. Ciii.